Bene. Abbiamo tolto le viti. Come potete vedere è ancora acceso. Questo qui è la schermata del vecchio porcone, è un LG Optimus E510, non si vede molto bene però ve lo assicuro. E questi puntini vedete? Ecco, sono le viti. Potete vedere, questa è la vivisezione. Vivisezionato il nostro vecchio LG. Ha pure un chip che fa capire che bisogna chiuderlo. Allora, qua ci sono un sacco di applicazioni su questo nuovissimo cellulare. Qua alla cieca ho gestito la luminosità dello schermo. Vedete qua è molto luminoso. Non so cosa avevo selezionato prima. Vedete? Girano le schermate. Se si pizzica, appare l'intera cosa dell'Android. Schermata 2. Schermata 7. Beh, l'unica cosa di bello che aveva questo vecchio porcone è che aveva più e che ha più schermate del Samsung. Ma chi se ne importa? Scheda SD rimossa. Questa è la tendina dei menu. Vi faccio vedere un bel giochino adesso se riesco. Bolle scape. Attendere, play, stoppa, play, che ne so, livello 12 bloccato, livello 1. Niente, adesso vi farò vedere che col touchscreen dall'altra parte farò andare la pallina nel buco, come ho fatto con anche il nuovo cellulare c'è a questo gioco. E perfetto! Adesso andiamo a vedere se c'è un'altra applicazione porcona. Ho fotocamera. Vabbè. Orologio. Questo è l'orologio, vabbè. Fotocamera. Fotocamera. Batteria scarica, applicazione verrà chiusa, ma va a cagare. Galaxy 3D. No, ho sbagliato. Ho cambiato perché ogni tanto si blocca, come potete vedere. Ogni tanto si blocca. Andiamo nella GDE, Open GDE. E questo è un tema home che ho anche sul nuovo Samsung, cioè ovvero quello che sto usando per registrare adesso. Applicazioni, registratore. No. Ehi, utilizziamo la radio. Beh, aspettatemi. La radio ascolta tramite speaker. Che fricchionata. Ascoltiamo la radio, dai.